Ragazzi, il nostro sfogarsi ha funzionato. Per questo video voglio almeno 600 like entro mezzanotte. E lo so che ce la potete fare anche a superare questi 600 like. Quindi assolutamente ci conto. Beh, noi ci vediamo oggi live su Twitch. Detto questo, buona visione! Bentornati oggi sul forum ufficiale di Grand Cross Global, Belpronti e Prontelli, per andare alla sola a vedere la risposta, o per meglio dire un altro aggiornamento del tutto, ovviamente secondo me scatenato dalla rivolta per Linea Verde. È un attimino, sì, ci sono cose per dovuta alle verdi, un attimino cose dovute alla celebrazione dei 100 giorni di login, che comunque si vociferava e c'era Demon Megalodas Blu e tutte le varie cose. Quindi ora, ragazzi, andiamo a vedere e a leggere insieme la patch note, mettiamola in questo modo, anche se poi non è dev note, non so che cazzo di dev, però lasciamo perdere. A parte le mischiate, ragazzuoli, hanno aggiunto veramente tante belle cosette. Ovviamente qua ce l'ho tutte tradotte perché lo sapete meglio di me. A parte che adesso vedete Google Traduttore, lo sapete meglio di me che io in inglese non andiamo veramente per niente d'accordo. Quindi, leggerò le news in italiano facendovi vedere per filo e per segno mentre andiamo in giù e in su le news un attimino dove corrispondono. Ovviamente, ragazzuoli, vi invito a non mancare oggi live su Twitch alle 16 in punto. E ovviamente, ragazzuoli, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, con la campanellina sempre accesa per non perdervi nessun altro video. Vi ricordo che il primo anniversario di Grand Cross Jump sta per iniziare, quindi se volete iniziare la versione Jump, iniziate adesso e poi prendete ovviamente tutti i vari reward stessi dell'anniversario, e magari iniziando ora potete già farmare un bel po' di diamond per la batch che sta per arrivare. Quindi mi raccomando, ora è il miglior momento. Il video su come scaricare il Jump io so pure su Android l'ho fatto sul canale, quindi comunque lo potete recuperare se vi interessa scaricarlo e non sapete come fare. Ma comunque, detto questo, ragazzi, iniziamo subitissimo con leggere tutta questa bella rubetta. Allora, primissima cosa, aggiungo i skip ticket, ragazzi. Skip ticket, comunque, diciamo, nel particolare le adventure, la Legends, comunque l'abbiamo già visto un attimino, le chiamano patroller, insomma. E ovviamente sono delle adventure, ragazzi. Voi andate qua, fate per scegliere il team in automatico, che è il miglior team che potete utilizzare in quell'evento là, buttate che mettete a fare l'adventure, e dopo un tot di ore, come c'è scritto qua, 2 ore, vi finisce l'adventure, e questo qua sono, ragazzi, i reward del caso. Ovviamente questo è un update che abbiamo visto 2 settimane fa, nemmeno sul Jump, quindi è tutto dire, cioè proprio stanno cambiando direzioni anche il boss, il guild boss che vedremo tra poco, che comunque aggiorneranno pure quello, è il guild boss attuale del Jump, quindi non ve lo sto neanche a dire, e alzo le mani, non so se quel guild boss là era arrivato anche in passato, ma comunque io non credo, e comunque si aggiungono tutta questa roba che nel Jump c'è ora, quindi un gioco di 10 mesi di differenza, fanno già le stesse quasi cose, cioè lasciamo completamente perdere. Comunque, aggiungono skip ticket, aggiungono l'adventure, quindi novità assoluta, e secondo me, a parte gli skip ticket, ma che di base sul Jump manco li uso, quindi ve lo dico tranquillamente, non la reputo una di quelle funzioni utili, visto che comunque nel gioco c'è l'autofarm, e inserirmi anche gli skip ticket mi sembra un po' not stores. Come avete visto, li utilizzo io stesso solo quando mi dimentico di fare qualche demone, quindi magari ho velocità, diciamo, voglio spawnarlo in modo veloce, allora skippo 5 run e già spawnato e vado a farlo, cioè ci vuole un secondo. La sua unica autorità per quanto mi riguarda è quello. Comunque, a parte questo, ragazzuoli, continuiamo. Ha raggiunto ovviamente, ragazzi, il nuovo metodo per filtrare gli equip, un attimino, una cosa del genere. Quindi se noi vogliamo una specie di equip, basta filtrarlo e poi funzionerà di conseguenza. Ora è un attimino anche questa una cosa particolare, cioè io, queste sono le classiche funzioni che reputo non, diciamo, come posso dire, che potevano tenersene, nel senso, sia l'adventure che questa roba qua, cioè funzionava benissimo anche senza, cioè non è un aggiornamento che dà hype, non è un'aggiunta che veramente interessa i player, perché mettere il filtro o non mettere il filtro, ma che cazzo mi cambia, cioè per dire, sul Jump si può scegliere, per dire qua, come uppare una substats per
scegli quale substanza è il minimo di punteggio che deve avere fino a che rerolla, fino a che non trovo quella sa rerollare. Cioè io tranquillamente ancora oggi, nonostante c'è questo metodo, sto a rerollare manualmente, ma perché sono abituato così e faccio così, cioè che cazzo mi cambia. Oltre a questo, ragazzuoli, ovviamente aggiungeranno anche il capitolo 9 della storia. Io spero con tutta la franchezza di sto mondo che aggiungano anche la cave, perché siamo veramente a un punto che, oh, la cave ci sta ancora e che i power ci stanno, ma siamo già quell'update a livello del jump di 10 mesi avanti. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè stanno aggiungendo cose a caso che non rispettano nemmeno per un spricca la schedule del jump. Cioè loro hanno visto la schedule del jump, oh c'è questo, tutti belli in fila, no, noi prendiamo questo da qui, poi da qui andiamo 10 mesi avanti e prendiamo l'altro. Cioè ma che vuol dire? Cioè davvero mi sembra una, non una stupidata, ma un voler forzare le cose in un modo stratosferico. Cioè però comunque aggiunto del capitolo 9, speriamo ci sia anche, ci sarà anche la cave, perché ve lo dico tranquillamente, se non c'è neanche adesso bisognerà fare un'altra rivolta per la cave, perché la lasciamo perdere. Ovviamente ecco qua ragazzi, fuori il nuovissimo boss Gilda. Un attimino, è lo stesso boss ragazzi che c'era sul jump. Ed è un attimino, ve lo dico francamente, è molto più noioso di quello che c'è attualmente sul global. Quello che c'è attualmente ragazzi proprio esplodeva. Questo qui ve lo dico tranquillamente, è un attimino non più difficile, però è più rompi, ve lo dico tranquillamente senza mezzi termini, è molto più noioso come boss rispetto a quello che c'era, che c'è ora, proprio ora, oggi sul gioco essenzialmente. Quindi ve lo dico tranquillamente, ci sarà un attimino più di difficoltà, ma non nelle prime e nel secondo stage, ma nel terzo stage. Ma non so se sul global è implementato il terzo stage, non mi ricordo, vi dico la verità e alzo le mani. In caso non fosse implementato nelle prime due run, le fate veramente easy. Comunque può darvi qualche fastidio perché ha delle meccaniche un attimino particolari, butta debuff in continuazione e a un certo punto incomincia a incappare dei dannetti interessanti. Quindi mi raccomando, attenzione a questo boss qua, perché vi ripeto è un po' più tosto di quello precedente, assolutamente. Regaleranno ragazzuoli 5 diamond al giorno, dal 20 fino al 25 mattina, quindi un totale di 30 diamond, compresi 20-25, sono 30 diamond, quindi 6 giorni. Regaleranno questi diamond qua, una login essenzialmente, quindi queste un attimino sono le news, diciamo quelle meno succose. Ma passiamo ragazzuoli a vedere la news più interessante. Ora premetto questo, nelle news c'è scritto chiaramente che quello che sto per dire è stato inserito per scusarsi su Lilia Verde. Ora stiamo un attimino a parlare di sta roba, perché praticamente la notizia più succosa di tutta sta roba, come possiamo vedere qua, ragazzuoli, aggiungono un banner nella celebrazione comunque dei 100 giorni, aggiungendo il banner dei 100 giorni probabilmente, dove noi potremmo fare ben 11 multi summon free to play gratis. Ragazzi, cosa dicevo ieri di Quitali Global? Addirittura c'è scritto qua ragazzi che verranno regalati i set di tutti questi vestiti qua. Cioè ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè ora detto chiaramente, regalano tutti questi vestiti, ma è stonks ragazzi. Cioè regalano 7 cosmetici completi più 11 multi. Cioè scusatemi un attimo, ma sbagliate di più volte nella giornata global. Cioè nel senso, prendete tranquillamente bacce tipo Lilia Blu, non mettetele in step up, così almeno noi facciamo la terza guerra mondiale e così voi poi ce le date gratis. Cioè facciamo sempre così, perché se tutte le volte facciamo così ci regalate 11 multi più i vestiti gratis, cioè porco due, ci metto la firma, ci metto. Verranno regalate ben 110 ticket ragazzi, sono ben 11 multi summon. Direi che è stonks. Il tutto secondo me verrà fatto proprio per il fatto che hanno sbagliato, toppato, barra non ci siamo lamentati sull'Ilia Verde, quindi loro per scusarsi ci fanno sta roba che ve lo dico tranquillamente, vi ripeto, è decisamente stonks. Cioè comunque rimango della mia idea, per me per certi aspetti preferisco il jump, perché comunque sono nato sul jump, quindi mettiamolo in questo modo, per certi aspetti continuo a preferirlo, ma non posso negare che questa cosa è fottutamente stonks, ve lo dico tranquillamente.
proprio tranquillamente. Ora non so se ne caleranno tutti i vestiti, ma uno di questi sette, che va bene anche uno di questi sette, nel senso, tra l'altro sono sei peccati capitali senza Escanor, attenzione. Come nel banner, vestiti del banner dei sette peccati capitali, che non ce l'ha Escanor, qua ci sono tutti i peccati capitali, tranne Escanor, quindi lui non avrà il vestito. Ovviamente ragazzi, il tutto verrà fatto e rilasciato anche questo update, secondo me, se non mi sbaglio, ora non vorrei sbagliarmi, per la celebrazione dei 100 giorni. Ora un attimino vi faccio vedere quello che sta per uscire, così le acque le calmiamo, facciamo vedere che comunque la community la ascoltiamo. Ed è giusto così, cioè in tutti i giorni bisogna ascoltare la community, perché è la community stessa che ti dà soldi, che ti dà da vivere il gioco. Cioè se non ascolti quello che vuole la community, è un po' difficile che tu vada avanti come app, come gioco, come azienda. Quindi secondo me è giusto che facciano di questo. Forse è un attimino un reward un po' esagerato, perché è un reward alla fin fine, perché regalare 110 ticket, ragazzi, sono 11 multi summon, male male che vada, che sono 11 coin R a multi. Cioè, a voi a pozza di stamina, nel senso, capisco tutto, cioè in queste 11 multi potete trovare di più dei 5 coin che davano di Lilia Verde nel Jap, cioè, ma tranquillamente. Ora io comunque reputo comunque non imperdonabile, ma reputo comunque, dopo la sfuriata che ho fatto in live ieri su Twitch, reputo un attimino comunque un po' insensato prima fare il danno e poi fare la scusina sulle mani di regalo le multi. Però non posso negare che è super apprezzatissima questa cosa, e di base forse quasi è andata meglio così, ve lo dico tranquillamente. Non mi è piaciuto un attimino il comportamento, però se regalano sta roba in conseguenza a quel comportamento, ve lo dico tranquillamente, va benissimo così. Cioè non sto a dire altro, nel senso. Quindi GG per la Netmarble Global, ragazzuoli, si è sicuramente fatta scusare di su Lilia Verde. Io ve lo dico tranquillamente, ora possiamo dire che al posto di Lilia Verde gratis ci ha regalato 11 multi summon, e tra l'altro un vestito gratis, quindi lasciamo totalmente perdere. Ragazzuoli, ebbene sì, questa è la scusa della Netmarble. Cosa pensate, ragazzuoli? Qua ditemelo ovviamente nei commenti. Ovviamente noi ci vediamo oggi alle 16 live su Twitch per parlare, ragazzi, del domani del Jap, perché comunque domani inizierà l'anniversario, quindi mi raccomando. Ovviamente parleremo anche del Global. Ragazzuoli, link in descrizione del mio canale Twitch alle 16 in punto, come tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Ovviamente iscrivetevi, va sotto al centro, video, destra e sinistra, campanellina sempre accesa. Queste sono tutte le news che hanno ufficializzato, e vi ricordo che tutte queste news erano ufficiali. Tutti i video precedenti a questo posso prendere le schede, link in descrizione, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Ci vediamo oggi, e mi raccomando, ora vi sono di dirlo, Stonks per il Global, e let's go boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!